<laughs> Come on. You know why? Because we're so... <laughs> <wild>. <laughs> <laughs> Whoa. Buonasera figliuoli e figliuole, benvenuti a un nuovo Chiacchere con Pregianza e grazie a Dan che si è appena abbonato e a Spock che si è appena abbonato il mio sogno dei 500 si è già spezzato perché di giorno in giorno ovviamente le iscrizioni calano ma siamo sempre sui 490 e si viaggia in preda alla gioia eh, il canale va bene, il canale va bene e tutto va bene, insomma tutto va bene relativamente ma ehm, è comunque il 2020 ed è un anno di merda in generale ma... Comunque le notizie avanzano, le notizie vanno avanti. Uh, ti piace Di Monsol su remake a 1440p e 60 fps, beh se quella è la risoluzione e il frame rate mi piace e come si lo mega ovviamente. Uh, deluso da Babylon's Fall assente al TGS? Sì, perché tecnicamente l'avevano messo nei giochi segnalati e poi in realtà non hanno fatto vedere un cazzo, uh, il che mi lascia intendere che il gioco sia ancora molto indietro per lo sviluppo. Tra l'altro questo TGS l'abbiamo seguito insieme in larga parte, l'abbiamo seguito uh, in parte anche su multiplayer, perché ho fatto dei live anche là dovevo farli anche oggi, ma avevo della roba da fare, non ho potuto e pare che io abbia anche avuto culo perché il live di Capcom di oggi pare sia stato uh, veramente un discreto disastro. E sì, ho letto la nuova season di Tech, ho visto anche il trailer di Kunimitsu, ma oggi parliamo di tutto ragazzi. Perché in realtà uh, potrebbe sembrare che nel giro di un paio di giorni non possano essere uscite grandissime news, ma di roba ne è uscita veramente tantissima uh, veramente veramente tantissima quanto ho fatto schifo oggi lo show di cap con parecchio Zonox parecchio da quello che mi hanno detto è stato veramente atroce tra l'altro la presentazione di Resident Evil Village era la stessa identica che hanno fatto <ride> il giorno prima uh, allora Va, va precisata questa cosa: il TGS ha sempre presentazioni così nella sua forma digital. Questa cosa è stata accentuata, ma le presentazioni del TGS sono sempre quella cosa un po' aliena che tu la guardi e dici: Ma che cazzo state facendo? Ma perché? Ma cosa state combinando? Perché comunque sono presentazioni eh, pensate per il mercato giapponese e per il pubblico giapponese, quindi al loro interno ci sono delle cose che per il pubblico occidentale, eh, che è molto hype oriented e che è abituato a or a ormai a un certo tantam mediatico legato ai videogames, diventano molto difficili da tollerare, sono molto difficili da approcciare, sono molto difficili da apprezzare. Detto questo, anche tra le presentazioni del TGS ci sono presentazioni sì e presentazioni no, che essere più o meno divertenti, più o meno sensate. Quest'anno quelle sensate sono state pochine. Uh, curiosamente. Una delle più sensate l'ha avuta a Square Enix quando ha fatto domande e risposte legato a Final Fantasy XIV a Yoshida, che ha risposto anche a delle cosine su Final Fantasy XVI. Ed è una cosa che eh, mi ha dato molta gioia, quello che ha risposto Yoshida. Vabbè, in generale vi ho già parlato più volte del perché Final Fantasy XVI mi convince tantissimo. Pare che tra l'altro dal trailer sia stato eh, catalogato come gioco maturo. Potrebbe essere confermato che il gioco avrà un rating mature, quindi per adulti, e già questa cosa qua mi rende felicissimo. Io non credo che un Final Fantasy sarà realmente velocito. M18 anche perché ti tagli veramente una fetta di guadagno abbastanza importante grazie Palmer Eldridge per l'iscrizione però se sarà alla fine realmente Peggy 18 gran figata perché vuol dire che a livello di narrativa sappiamo già dove va a parare quindi violenza, drammaticità e cose fighe eh, che potrebbero come detto ricollegarlo anche a quel tipo di narrativa che piace tanto a Mazzuno che secondo me sotto sotto a naso naso potrebbe essere coinvolto io ve la butto lì speriamo che sia vero eh, io ci spero che ci sia dentro Mazzuno, perché conoscendo Yoshida c'è la possibilità che l'abbia tirato dentro? Vedremo. Fatto sta che Yoshida ha buttato lì una bottarella non indifferente perché comunque ci sono stati tanti commenti sul trailer, tanti commenti appassionati, tanti commenti idioti. Uno a un certo punto gli ha chiesto: Ma quindi quello che avete fatto vedere a livello grafico sarà così? Il gioco lui fa: No, stiamo ancora lavorando sul comparto tecnico. Quindi quella non sarà la grafica finale. Ma vi, vi volevamo far vedere un trailer vero di gioco, vero quello è gameplay vero, già funzionante, già funzionale che avete visto, perché volevamo essere sinceri con voi, questo è quello che stiamo sviluppando, quello è quello che stiamo, eh, su cui stiamo lavorando, quello è il gameplay del gioco, e volevamo farvi vedere un trailer vero, che non proprio direttamente, perché i giapponesi su queste cose sono molto indiretti... è un po' una frecciatina al 13 e mm. al 15, grazie per l'iscrizione Damian Dead Man, che per anni hanno fatto vedere dei grand trailer o in CG e poi un cazzo di niente di concreto. Quindi hanno detto, quello è il gioco, questo è quello che stiamo facendo, quella è la grafica del gioco per ora, ma... Ci lavoreremo ovviamente ancora di più. Questo è il gioco. Volevamo farvi vedere il gameplay. Volevamo farvi vedere che il gioco c'è, che c'è del giocato e quello lì è quello a cui stiamo lavorando. Che è quello di cui ci sarebbe bisogno. Poi fa molto ridere il fatto che quando fai della comunicazione reale su un gioco. La gente caga al cazzo e quando invece la farcisci di trailer falsati, bellissimo, bellissimo, bellissimo e poi caga al cazzo dopo. Ragazzi, questa qui dovrebbe essere la comunicazione. Lo dico sempre, se fai un trailer con una grafica incredibile e poi il gioco esce e graficamente non è bello neanche la metà ed è chiaramente tutto diverso da quello che hai visto nel trailer, cioè l'hype che ti sei guadagnato all'inizio, magari a livello di pre-order, ti ha fatto anche vendere parecchie copie. Ma poi perdi la fiducia degli utenti. È vero che gli utenti hanno, nella maggior parte dei casi, la memoria di un pesce rosso e quindi spesso e volentieri gli piace proprio essere prese per il culo. Se no un sacco di serie ad oggi non venderebbero milioni di copie, ve lo dico molto serenamente. Uh, però cioè, il fatto che la gente sia così assuefatta alla macchina dell'hype da volere ormai che i trailer debbano essere tutti spettacolari, incredibili, super realistici, con grafiche impossibili, perché se no il gioco non è bello. Vi dimostra quanto effettivamente la macchina del marketing funzioni sulla testa della gente, cioè eh, quanto bassa sia l'effettiva capacità di analizzare i videogiochi delle persone, quanto bassa sia effettivamente il livello di analisi critica delle persone legato ai videogames, quanto facili siano da ingannare a livello di marketing per far comprare le, 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 dei giochi che magari non sono neanche lontanamente quello che vengono co, come vengono presentati. Regà! La macchina dell'hype funziona! Funziona perché se 20 milioni di persone guardano un trailer e 10 milioni di coglioni credono a quella stronzata e lo comprano e poi il gioco non è così e poi il, quello dopo te lo comprano ancora allora fai bene fai bene io l'ho sempre detto cioè a fregare la gente se la gente è stupida fai bene non è che c'è da girarci molto molto attorno uh, però di base sono molto contento che il team stia facendo comunicazione reale stia facendo vedere il gioco per quello che è che vogliono fare e come ho già detto per una miriade di fattori quel gioco potenzialmente potrebbe essere finalmente un Final Fantasy all'altezza dei, dei, dei migliori della serie ma completamente diverso eh, completamente differente perché ovviamente è un gioco chiaramente action perché ovviamente è un gioco con una direzione molto differente dai, 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 dai precedenti perché chiaramente è un titolo eh, che ha un sacco di idee di fondo e che ha un mondo molto chiar chiaramente molto strutturato che potrebbe essere quello di Ivalis non c'è molto da, da girarci attorno. Uh, potenzialmente il 16 potrebbe essere il Final Fantasy migliore. Non che ci voglia tantissimo <ride> dell'ultimo decennio, uh, però potrebbe veramente arrivare ha dei picchi stratosferici per via, per via di coloro che ci sono coinvolti eh, Che ne sono coinvolti uh, ho, ho tanta roba, tanta roba Ho alte aspettative E ripeto Il fatto che forse sarà catalogato come maturo uh, sarà, una, sarà una gran cosa probabilmente Sarà una gran cosa Ma infatti sono d'accordo con te Amato. Nel senso Per me un gioco se è diverso non significa brutto Nel momento in cui un titolo è diverso dalle tue aspettative E dici che è brutto a prescindere Hai un problema eh, vorrei che la gente ammettesse di avere questo problema ma evidentemente non lo vuole ammettere però ripeto eh, ve, lo, ve lo dico sempre ragazzi evitate la chiusura mentale cercate di fare, della, di, di fare sempre dell'analisi cercate sempre di valutare le cose per quello che vedete davanti a voi eh, in base ai dati che avete in base ai dati che potete raccogliere in base alle informazioni che riuscite a trovare eh, più informazioni avete più possibilità avete di, di capire cosa vi, sta, cosa vi sta davanti più possibilità avete di capire se un gioco vi interessa o No. È quello che vi dico sempre, non dovete essere necessariamente d'accordo con me, però assorbite più informazioni possibili eh, su un titolo e fatevi una vostra idea che sia sensata, perché il problema non è un'idea diversa dalla mia, il problema è un'idea cogliona diversa dalla mia, è quello il problema. Se l'idea è intelligente ma diversa dalla mia va benissimo, se l'idea è una coglionata lì c'è un problema. Ho parlato con Eleonora di Final Fantasy XVI quando l'hanno presentato, Rock Enzo ed è molto esaltata anche lei, eh, perché nel momento in cui ha saputo che c'era coinvolto Yoshida, era, era felicissima pure lei. Uh, ma fondamentalmente la reazione, è, la reazione principale di felicità è stata Nomura è fuori dai coglioni. <ride> Quella è stata la cosa che ci ha dato della gioia. La, la gioia vera poi è apparsa quando si è scoperto che era il team effettivamente di Yoshida uh, e che potrebbe esserci appunto di mezzo lui molto pesantemente nella creazione del gioco. Uh, buonasera a tutti ragazzi, buonasera a tutti. Ma ammetterlo mi costringerebbe a fare autocritica e crescere come persona? Esatto, Arbiter. Esatto, ed è il motivo per cui la stragrande maggioranza della gente non lo ammette Comunque oggi, in realtà, di news ce ne sarebbero anche un pochettello eh, Nel senso, perché alla fine di roba ne è uscita un sacco Si è iscritta un sacco di gente siamo scesi a 485 Come cazzo è successo? Iscrivetevi ragazzi, dobbiamo tornare a 500 Che qua non, va, non va assolutamente bene Non va assolutamente bene, tanto piazzo anche la chat alternativa di, eh, di tutto eh, Di Monster Hunter Rise parleremo, Yamato Noni, senza ombra di dubbio anche perché comunque si è visto parecchio di, di gameplay extra e tutto quanto. Ma di base eh, ci sono state parecchie notizie significative legate ai leaker. Magari le, le, le tiriamo fuori nel dettaglio un pochettino dopo. Grazie UltimaTool per l'iscrizione, perché è vero che ci sono un sacco di domande in chat. Parli sul Muso di Zelda, Sinfra... Si cioè, basta guardarlo. Cioè... Eh... È la solita merda, spettacolarizzata. Tecnicamente un po' più bella, ma è la solita merda riproposta per la quattrocentesima volta. Cosa vi aspettate? È un musu, mi tocca giocarlo in live, perché non avete fatto le donazioni per farlo. Ma è la solita roba. Sarà il solito action scorticato pallosissimo, ripetitivo a merda, con intelligenze artificiali amiche e nemiche inesistenti, e strutture viste e straviste, con magari due o tre trovate decenti che lo rendono un attimino più, più, più passabile rispetto al musu normale, però eh, sarà quella robaccia terribile, solita, tipica. Così ne pensi della Stovals Part 2, Synapsis c'è cioè una mia recensione abbastanza... Aggressiva e uh, approfondita del gioco sul canale YouTube. Uh, allora, uh, solo a me è sembrato lui dice, solo a me è sembrato un punto di incontro non propriamente ideale tra l'ambizione di uno studio di controllo e la pulizia del prodotto finale che per certi versi stiamo venendo nei confronti dell'alfa di Cyberpunk o col del collasso di Beyond Good and Evil 2. Beh, synapsis, uh, uh, Ritengo come. Credo tu stia scrivendo che non si, non si tratti di un prodotto perfetto. Perché eh, a livello narrativo, come ho già detto, secondo me The Last of Us 2 ha. Alti molto alti e bassi abbastanza bassini, che nel complesso non gli permettono di raggiungere gli stessi picchi dal punto di vista puramente narrativo che raggiungeva il primo. A livello di gameplay e comparto tecnico si tratta di un titolo, a mio parere, eccelso in praticamente ogni aspetto. È davvero un bel gioco fatto molto bene, eh, molto brillante, molto ben disegnato, molto ben fatto. Sicuramente uno dei migliori giochi di questa generazione. Eh, su certe cose l'ho pisciato un po' fuori dal vaso, ma credo che sia l'ennesima dimostrazione che comunque i noti dogi giochi li sanno fare assolutamente uh, però ripeto a livello narrativo secondo me è parecchio dietro all'uno perché quello che vuole fare non lo fa bene come crede di, di, di farlo uh, cioè è un gioco che è molto convinto di fare le cose di fare certe cose a livello di storia meglio di tutti gli altri e in realtà Casca abbastanza di faccia in parecchi elementi. Ci sono delle scelte, a mio parere, non propriamente felici a livello di narrativa. Che questo non vuol dire che non abbia una narrativa che a tratti, comunque sa essere molto, molto forte, molto molto valida e molto ben costruita, soprattutto a livello di potenza di certe scene. Uh, però di base eh, è questa cosa qua. Eh, ma ripeto, c'è tutta la mia recensione. Potete guardarvela. È dettagliatissima. E non, uh, non, manco, varia non manco vari aspetti. Uh... 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 La delusione totale di Resident Evil 8. Lo zero totale. Ma il dungeon di Phoenix. In realtà, la presentazione che si è vista non è che è stata proprio... Allora. Stato, allora, la presentazione è stata una merda Nel senso che comunque a livello di nuove informazioni Hanno detto roba che era già Liccata non era ancora stata Ufficializzata ma era già liccata Quindi il problema è che eh, buona parte Di quello che hanno svelato Durante il trailer era roba che era già Liccata prima cioè la roba di Chris Che rovina la vita di Ethan per motivazioni Oscure poi lo finisce nel villaggio E i lupi mannari eccetera 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 uh, Il fatto che non abbiamo fatto Vedere abbiamo fatto vedere pochissimo gameplay non abbiano fatto vedere combattimento non abbiamo fatto vedere quasi nulla a parte qualche scenetta nuova capisco ovviamente che vogliano anche qua cadenzare le informazioni legate al gioco perché si parla di uno dei loro top seller e si parla di uno dei giochi che potenzialmente gli può, può veramente sfondare il mercato Regà. è pur sempre Resident Evil eh? dopo i remake i remake hanno piazzato vari milioni di copie eh, il, questo qua insomma piazzerà allegramente altrettante milioni di copie, ed è un titolo sicuramente su cui puntano moltissimo. Ma, visto che stiamo parlando di leak, ehm, invece di concentrarsi sul fatto che la presentazione non è stata quella che si voleva, e purtroppo me l'aspettavo, perché comunque lì dipende molto anche dalla branca di Capcom che tratta i titoli, ragazzi. Voi dovete capire una cosa molto molto semplice. Capcom è un team straordinariamente eterogeneo. Okay. Ed è una cosa di cui ti rendi conto tantissimo quando parli con le sue varie sezioni. Capcom non è un team dove c'è un capoccia che decide per tutti, divide i team e sceglie tutto lui e fa tutto lui, e poi i team devono rispondere sempre a un certo set di regole che non sono assolutamente eh, eliminabili o superabili in alcun modo, no. Capcom è un team dove ci sono varie sezioni con varie responsabilità e vari equilibri interni. Completamente diversi. Tanto che vi avevo raccontato tempo fa che era venuto fuori una cosa che per certi versi già sapevo: che alcuni team di Capcom danno un'incredibile importanza ai producer. Cioè i producer hanno l'ultima parola su quasi tutto quello che succede, quasi come se fossero importanti come dire, i director. E certi team di Capcom dove i Director invece hanno un'importanza massiva, i producer sono figure di contorno prevalentemente. Quindi proprio equilibri quasi da software house differenti all'interno della stessa casa di sviluppo. La parte che gestisce Resident Evil, la parte che gestisce Monster Hunter, la parte che gestisce i Picchiaduro sono completamente separate. Eh, persino la parte che gestisce Devil May Cry e che è quella di Tsuno, quella dove lavora Tsuno che gestisce prevalentemente comunque gli action, è separata a sua volta. Anche a livello di comunicazione. Ogni tanto i producer loro se li scambiano. Si, ogni tanto c'è un'unione tra le varie sezioni legate a qualche figura importante che prende un certo potere all'interno di una sezione o dell'altra. Tipo Riozo Tsujimoto, che è stato recentemente piazzato a, ai picchiaduro e eh, su cui ci sono grandissime aspettative. Ma di base eh, il buon Ryozo è sempre stato su Monster Hunter. Poi si sposta ogni, ogni tot. Però, di base ci sono dei cambi di poteri dei cambi eh, di, di, di collaborazioni. Ma una delle cose chiarissime proprio a livello di Capcom è la differenza comunicativa tra una sezione e l'altra. Guardate solo come è stato comunica comunicato alle persone Mostranter Rise e come è stato comunicato Resident Evil 8. Vi ricordate, qua, eh, non so quanti di voi abbiano seguito live eh, il mio commento della conferenza Capcom dove c'era appunto Resident Evil 8, dove a un certo punto vi ho detto eh, Peter Fabiano io l'ho intervistato e ho intervistato anche l'altro producer, che era quello di Resident Evil Remake 2. Ragazzi, io quando ho intervistato Fabiano, di informazioni non ci ho avuto un cazzo. Perché è uno di quelli che si chiude a riccio, non ti dice un cazzo, ti parla prevalentemente per frasi fatte, non ti dice niente. Altre, in altre sezioni, tipo quella di Devil May Cry, il producer, quello matto americano che si metteva le giacchette, posta informazioni private sui giochi nei canali Telegram ufficiali di Devil May Cry. E invece Monster Hunter fa una presentazione in cui ti fa vedere due sezioni di gameplay, una da 30 e una da 40 minuti, e ti spiega passo passo cosa hanno fatto di nuovo nel gioco, col gameplay nuovo, con i mostri nuovi, il Director Lee, Riozo e tutto, eccetera, 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 eccetera. Tre forme di comunicazione completamente diverse, però è sempre Capcom. È sempre Capcom. Visto che... Comunque, io sono abituato a trattare con la sezione di Resident Evil e che raramente mi hanno fatto vedere grandi cose. Anche se la quando era stato Resident Evil 2, e lì la colpa è dei producer perché Resident Evil 2 Remake era un gioco che avevano fatto prevalentemente i director. E quando eravamo andati a vederlo e a, e a fare le interviste, avevano parlato tantissimo, avevano detto tantissima roba, avevano visto un botto di roba. Già col 3, mh, ora come ora. Secondo me la comunicazione di Resident Evil 8 La sta trattando quella parte di Capcom Che non è brava con la comunicazione Non è sincera con la comunicazione Ed è anche E tende anche a fare comunicazione Per far sollevare l'hype A proprio veramente col misurino Quindi io non mi aspettavo Che ci fossero grandissime notizie Su Resident Evil 8, 8 O Village che vogliate chiamarlo Ehm uh... Quindi non sono rimasto particolarmente deluso dalla loro presentazione. Detto questo, oggi un secondo live completamente inutile, se lo potevano anche risparmiare. Perché parliamoci chiaro: l'annuncio della serie televisiva in computer grafica di Resident Evil che si chiama Darkness. o Sto cazzo qualcosa che non mi ricordo più, written <ride> by Tetsuya Nomura. Se c'è Darkness nel nome, sto scherzando ovviamente, ma vabbè. Uh, che boh, chissà come minchia si chiama. Ma sarà una porcata abominevole quasi. Sicuro, come tutte le serie animate legate a Resident Evil e buona parte delle storyline legate all'Expanded Universe, che lo si voglia chiamare. Uh, arriva su Netflix, Infinite Darkness, Madonna mia, che brutto nome che c'ha, davvero? E male, molto molto male. Cioè, no, non serviva fare quello show. Lo, lo dicevi su Twitter e la gente lo sapeva uguale, e probabilmente era anche più contenta di, di pupparsi due ore di spettacolo che non sono servite fondamentalmente a un cazzo. Uh, hanno confermato che sarà episodi, sì, assolutamente. Sì, esatto. E anche la computer grafica che ho visto a me è sembrata vecchia. Ma proprio. La notizia di oggi è Yoshi che dice che gli americani sono stupidi. Non ha detto proprio così, Veronica. Va detto che sotto sotto si può intuire che è un po' quello sia il. Sia il uh, che non, 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 non posso dargli torto sul fatto che insomma, gli americani non siano proprio brillantissimi. Però, però vabbè. Hai uh, ah, esatto, poi Konami. Madonna, dai, è vero. <ride> Me ne ero scordato. Poi il grande annuncio di questo TGS, ragazzi: Konami che annuncia il gioco di Eden Zero. Il nuovo manga di Hiromashima, che veramente, cioè, porca vacca, il male, il male, a livello proprio, gli shonen brutti, ma proprio gli shonen brutti. Ho sentito gente dirmi che Eden Zero è più bello di Fairy Tail, ci vuole un cazzo, proprio è più bello di Fairy Tail specialmente della parte finale di Fairy Tail non ci vuole niente madonna però il gioco di Eden Zero oh aspettative ma non sotto le scarpe di più cioè proprio, oh, male 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 ma i TGS sono sempre stati così? più o meno sì John Vito eh, secondo me le problematiche dei TGS queste volta sono state amplificate dalla nuova formula dalla digitalizzazione degli show dalla necessità di mettere tutte quelle informazioni non sparse comunque in vari banchetti all'interno di una fiera con vari appuntamenti ma di show con presentazioni viste da tutti eh, quindi per ovvie ragioni su molte cose non hanno, non hanno detto non hanno dato informazioni che avrebbero dato normalmente e su altre i loro show si sono ridotti veramente a delle vetrine per, per dei gadget da vendere che perché comunque al TGS in ormai vendono un botto di quelle merdate, non è che c'è a girarci molto attorno. Uh, però qualcosa di interessante se non altro è uscita. Oddio, non grossi, uh, non grossi annunci, ma, uh, ma sì. Sì, sí, Killer Gandalf ho sentito di, di Dusk Golem. E infatti adesso ne volevo parlare, dato che abbiamo comunque uh, parlato di Resident Evil uh, 8. Allora, fondamentalmente, tra l'altro, la, la, le chiacchiere di oggi si chiama Licker Persi e Licker ritrovati, perché Dusk Golem lo abbiamo perso. Dusk, Go Dusk Golem. Ci ha messo un po', ma ha compreso una cosa che vi ripeto da moltissimo tempo. Io da moltissimo tempo vi ripeto che i molti di quelli che per un motivo o per un altro sono coinvolti in questo mondo, quello dei videogiochi, in posizioni, mi, mi viene da ridere a dire in posizioni di prestigio, ma in posizioni di una certa importanza che li mettono comunque in diretto contatto con sviluppatori, PR, PM, capoccia dell'azienda X o dell'azienda Y, eccetera, eccetera, eccetera. Per la natura umana che è chiacchierare e avere la bocca larga, conoscono informazioni spesso private che non andrebbero rivelate al pubblico prima del tempo. Tutti? Io stesso, e ve l'ho spiegato un sacco di volte, conosco cose che non dovrei sapere con larghissimo anticipo su determinati giochi che ancora non sono usciti, su annunci che ancora non sono stati fatti, eccetera, eccetera, eccetera. Non è che io abbia questo forziere di segreti incredibile da leaker di, di, di prima categoria. So 3-4 cose che ancora in giro non si sanno su un po' di giochi a destra e a sinistra. Perché fa parte del mio lavoro viaggio tanto, parlo con la gente, ho contatti diretti, so cose, e adesso quel numero di cose, tra l'altro, che so, è diminuito molto negli anni, perché viaggio molto di meno, parlo molto di meno con le persone, anche perché, cioè, ecco, uh, obi mi chiede, ad esempio, vi faccio un esempio molto molto uh, specifico, io ero andato a recensire Titanfall 2, e sono andato a Respawn, a vedere la prima volta Titanfall 2, io ho passato col director di Titanfall 2 eh, uno a uno una serata a cenare, mangiando degli hamburgerazzi. E a chiacchierare tipo 4 ore, dove me ne ha dette di ogni, ma ha veramente raccontato di tutto e non mi ha raccontato roba solo di respawn, ma ha raccontato roba di Infinity Ward perché quelli che, eh, che stavano a respawn sono in larga parte ex Infinity Ward e mi ha detto un botto di cose che potevo dire e un botto di cose che non potevo dire. Quelle che potevo dire in live, quale più, quale meno, l'ho già svelate, quelle che non potevo dire le so. Ancora e non le ho mai dette a un cazzo di nessuno. Ma è bastato farsi una chiacchierata e stare simpatico a un director di un gioco importante. Questo per farvi capire, grazie per l'iscrizione, quanto è facile che le informazioni escano. Certo, poi bisogna anche che si fidino o che vedano che davanti non hanno uno stronzo e quindi si rendano, si rendano conto che possono parlargli, però non è sempre così. Ogni tanto fanno ste due chiacchiere e arriva lo stronzo che puntualmente le rende pubbliche. E infatti. Perché comunque è gente che spesso è molto eccitata e molto esaltata per quello che sta facendo, capito? Quindi vuole anche far sapere al mondo varie cose, vuole anche raccontare quello che sta facendo e alle volte vede anche il giornalista come un confidente. Sbagliano moltissime volte, però spesso e volentieri raccontano dei fatti che tu non vuoi dare per un semplice motivo. Perché quando tu riveli questi fatti, fai del bordello e metti nei guai queste persone o. Le, le, oh, le intere case di sviluppo Ragazzi può sembrare una cazzata Ma solo l'annuncio di un gioco Può portare a delle intere cancellazioni Io vi assicuro che all'interno del mondo dei videogiochi Sono stati cancellati dei videogame Per motivazioni Molto più stupide di un Di un Viene l'iccato l'arrivo di un contender potenzialmente pericoloso Perché Mettete solo sta cosa, ok, Nintendo decide, Nintendo che è Nintendo, Nintendo e ad, decide di fare un titolo di un determinato genere. Team con Publisher X ha picciato questo gioco, lo sta già sviluppando da un anno, un anno e mezzo, ed è dello stesso genere, della stessa tipologia. Publisher viene a sapere da leak che Nintendo sta facendo lo stesso gioco, cancella il progetto perché dice meglio bloccare qua la spesa perché se ci mettiamo in competizione diretta con Nintendo molto probabilmente la prendiamo in culo vengono cancellati i giochi per molto meno per molto meno quindi un anno e mezzo di lavoro di magari anche 100 200 persone possono andare completamente a troie perché uno stronzo ha sentito una roba e l'ha detto pubblicamente questo per farvi capire fino a che punto un leak può fare bordello ok e poi ci sono vari livelli nel senso Fai un leak e sei una figura riconoscibile all'interno del panorama con delle conoscenze dirette. Vengono fatte delle investigazioni che mettono nei guai magari delle persone legate a delle aziende che ti conoscono che però magari non ti hanno detto un cazzo perché il leak proveniva da un'altra parte. Grazie per l'iscrizione, Mr. Missix. Uh, quindi ci va di mezzo della gente che non c'entra una minchia che poi ovviamente a te non ti dirà mai più una sega perché cioè, va nella merda il team di sviluppo. Uh, cose del tipo... Ci sono dei piani marketing per i giochi, ragazzi, dei piani marketing con un certo reveal di informazioni pensato per avere appunto una roadmap di appuntamenti dove il gioco viene comunicato. Nel momento in cui tutto licca un mese prima, due mesi prima, o cinque mesi prima o un anno prima, quella magnifica roadmap su cui hanno lavorato un sacco di persone va completamente a puttane. Ripeto, basta avere l'intelligenza per capire che forse non è cosa, specialmente se in questo mondo ci lavori. Ok? Cioè non è, non è un ragionamento arduo, non è un ragionamento arduo, non devi essere un drago del cervello per capire che forse ti devi stare zitto, cioè molto basilare. Poi come detto c'è Licker e Licker, c'è quello stronzone di Shreyer che vabbè è uno qui di base non gliene frega un cazzo delle persone Shreyer perché me lo narrano veramente come uno stronzo apocalittico però di base è uno che ha acquistato talmente tanto potere che ormai gli sviluppatori vanno direttamente da lui e ve l'ho già spiegato e quindi fa fondamentalmente le inchieste legate ai retroscena ormai non fa più semplicemente i leak invece Dask Golem semplicemente a un certo punto eh, Dusk Golem come detto era un Licker che ci prendeva un buon 50% delle volte quel 50% delle volte era quasi Sempre legato a Capcom, perché evidentemente le sue fonti erano strettamente legate a Capcom o comunque lavoravano internamente a Capcom. Chiunque fosse la sua fonte deve essere finita nei guai o deve aver comunque affrontato qualcosa di negativo all'interno del, del team. Perché anche semplicemente la pressione di un progetto svelato può creare dei problemi all'interno di un team. Ragazzi, magari tu stai lavorando serenamente senza che nessuno sappia che cazzo stai facendo. Ok. Senza pressioni dall'esterno, poi improvvisamente esce fuori il tuo gioco e inizia ad arrivare ogni genere di bordello. Cose anche di questo tipo. Indipendentemente da questo, ad Ask Golem qualcuno deve aver comunicato che i suoi leak hanno fatto del casino all'interno di Capcom, perché lui aveva chiaramente delle fonti interne a Capcom molto affidabili. Hanno fatto del bordello, del bordello di comunicazione, del bordello a livello di sviluppo, del bordello a livello di nervosismo. Hanno creato dei nervosismi. Visto e comunque che si è... che... Lui, a lui Capcom piace perché non è che faceva i leak di Capcom perché Capcom gli stava sul cazzo, faceva i le leak di Capcom perché è un appassionato di quei giochi lì. È un se non erro, è uno sviluppatore di giochi indie a cui piacciono gli horror, quindi è un fan di Resident Evil e cose del genere. Quindi, insomma, nel momento in cui gli hanno semplicemente confermato che quello che stava leakando stava facendo del bordello, ho detto ragazzi. Forse ho fatto la stronzata, mi fermo qui, perché quello che sto facendo sta facendo del male a degli sviluppatori. E io non è quello che volevo fare. Volevo informare la gente, invece mi sono reso conto che sto facendo del casino. E se n'è, si è levato, ha smesso di fare leak. Tra l'altro, vi ho detto un sacco di volte, il magico mondo dei leak era spesso... Uh, composto da persone abbastanza disadattate, quello che è venuto fuori di Wabi Sabi era veramente preoccupante. cioè Sabi uh, era coinvolto in tutta la questione degli abusi, anche infatti, poi è sparito completamente da internet, scomparso per sempre. Uh, sca uno scappato di casa, dai peggio, veramente. Che non so neanche come cazzo si fa facesse ad avere delle fonti, perché ovviamente era di tutti i coglioni. però quello scomparso nel nulla per fare un esempio. No? Altri invece lavorano nell'ambiente, però di norma. Fanno i leak quando sono sicuri di non fare, di non fare particolare bordello. Uh, però, vabbè, di base se n'è andato e ha dimostrato più intelligenza di molti altri. Ma al contempo, però, è tornata la cam girl. E questa qua è veramente, perché comunque come vi ho detto il mondo dei, dei leaker è un mondo incredibilmente poliedrico e eh, quindi ha anche uh, ha anche dei leaker un po' particolari. E c'è questa, que, questa, a quanto pare questa cam girl che, che boh non so se su OnlyFans o, o quant'altro, ha uh, ah, qualcuno di Nintendo. Uno di quelli che si sega su Stackham Girl le paga per farlo. Evidentemente è qualcuno abbastanza significativo all'interno di Nintendo. E quindi per un motivo o per un altro, per un video o per un altro, gli, le svela cose private legate a Nintendo, ma anche ad altri team di sviluppo abbastanza significativi. E questa se n'è uscita con vari leak significativi. <ride> significativi, attuali, legati a Nintendo. Quindi adesso se ne è uscita e ha detto guardate che c'è un altro main, eh, mainline Mario in sviluppo. Eh, cioè, eh, non si sa ancora se è il sequel di Odyssey o è un altro Mario 3D completamente separato, ma c'è un altro eh, mainline Mario in sviluppo. Ha confermato che c'è un team di Ubisoft che sta facendo un altro gioco in collaborazione con Mario, che al 90% è Mario Rabbids 2 ed è Ubisoft Milano. Segreto di Pulcinella. Però anche questa. Anche questa dovrebbe essere vera. E in più se ne è uscita fuori con un. C'è in sviluppo un nuovo Killer Instinct. C'è in sviluppo un nuovo Marvel Versus. Cioè! È incredibile! è Incredibile! Ora, non so quanto veri siano questi leak. Magari questo gli spara le cazzate per, per, per vedere una patata. Potrebbe anche essere, non ne ho la più pallida idea. Però questa ci aveva azzeccato su parecchia roba, eh, ragazzi, prima. Ci aveva azzeccato su parecchia roba, prima. No, non c'è nulla su Zelda, sul prossimo Zelda. Beh, però questa ci aveva azzeccato su molte cose. Ne ha azzeccate parecchie, ragazzi. Il che vuol dire che chiunque sia quello che gli dà le informazioni. <ride> E gliene dà abbastanza realistiche. O oh, magari queste sono tutte stronzate, però. Non sono. Non sono nuova frontiera del giornalismo. Vi dico. La pornografia. Però è abbastanza realistica come cosa. Eh, Xeferus, il grosso dei leak, se li trovi... Allora li trovi su Twitter direttamente sui profili dei leaker. Eh, questa si chiama Tiffany Treadmore, mi sembra, c'è quel nome lì. Eh, è, è quello il profilo attraverso cui arrivano le informazioni di questa camgirl leaker barra cazzi e mazzi. Eh, perché in realtà è, è la leaker è in il leaker è in contatto con quelle che fanno, che, che, che fondamentalmente hanno queste informazioni. Uh, però di base, di base ogni tanto li comunica sul Twitter, l'ha comunicato su Twitter, e uh, su Twitter ci sono la maggior parte dei leak, ma spesso e volentieri li trovate su Reddit. Su Re Reddit è. Reddit, Reddit e 4chan sono fondamentalmente la fonte inesauribile dei leak. Su 4chan è veramente un 50-50. Ogni tanto su 4chan, un anno prima di qualunque anticipazione, escono dei leak che nessuno si caga perché dice, dicono tutti, vabbè, ma un leak su 4chan sarà sicuramente una stronzata. E poi si scopre che è vero. E poi arrivano dei leak a cui tutti credono. E poi si scopre dopo due, due ore che sono una stronzata. È sempre, è sempre così. Eh, L'ho de appena detto il nome della, della cam girl, Sebastian. Barbare, non almeno del profilo twitter attraverso cui comunica che è Tiffany Treadmore Videos 69 l'ha scritto in, in chat Danny Fighters uh, Danny Fighter prima uh, quindi Forchan è veramente quella roba che purtroppo è imprevedibile cioè tiri una moneta e non hai idea se la moneta è, è, è leak vero o leak falso uh, ma di base non, 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 vi, non vi so cioè non c'è un modo per constatare che un leak sia reale o sia sballato, mm. quindi vai veramente, vai veramente a casaccio. Poi ogni tanto, come vi ho detto, eh, da parte di alcuni giornalisti che hanno delle informazioni pregresse, vedono un leak che si avvicina alla loro informazione e lì capiscono che è un leak reale. Però anche lì, nel momento in cui ti esponi, fai, fai possibilmente del casino. C'è cioè, eh, la possibilità che tu stia. Confermando un leak che in realtà nessuno ha modo di confermare a parte chi ha le informazioni reali. Ciao Stefano, uh, boh. comunque sì, tanta roba, tanta roba. Che cam girl segui tu? Io nessuna, a meno che misteri Davide, sono un uomo di cultura, non le faccio queste cose. Uh, scopri che un leak è vero solo quando viene annunciato, è la verità, Obi-Five fondamentalmente funziona così, non puoi dare la, la conferma di un leak finché non vedi la conferma dell'informazione, non c'è molto da dire a riguardo, salvo che non sia un leak di Ubisoft, perché tutto quello che è leak da Ubisoft è assolutamente vero, perché Ubisoft è un gruviera a livello di sicurezza, quindi è bucata completamente a livello di informazioni, e quando esce un leak di Ubisoft al 99% è reale, Ebbene eh, no, così, è bene così. Uh, tra l'altro, parlando di Ubisoft, visto che stiamo già, um, stiamo già tornando sull'argomento, pare che alla fine Ansel. Uh, avesse effettivamente uno storico di abusi e di intrattabilità a livello di sviluppo che, che sia quello il principale motivo per cui si è sciacquato dal cazzo uh, sembrerebbe venuto fuori da varie testimonianze che lavorare con Ansel era una discreta merda uh, come un po' con tutti i capoccia di Ubisoft a questo punto da, da quello che sembrava uh, l'Icli From uh, recenti ce ne sono? no sì, Infra From è l'unica che invece in gruviera non lo è per niente informazioni non ce ne sono assolutamente è tutto chiuso come un una scatoletta di tonno senza la linguetta per aprirla e non abbiamo modo di sapere quando arriverà Elden Ring, cosa ci sarà in Elden Ring, quando arriverà Elden Ring, cosa sia Elden Ring, chi sia Elden Ring, perché sia Elden Ring. Non lo sappiamo, lo scopriremo solo vivendo. Un sacco di gente spera che arriverà qualcosa ai The Game Awards che il gioco verrà annunciato almeno in periodo natalizio è una possibilità che sento concreta anche io, perché il gioco si è previsto, credo sia previsto per la prima metà del 2021, non per la seconda. Io ho il sentore che Elden Ring sia stato spostato è stato spostato nella prima metà del 2021, non fine 2021, quindi da un punto di vista puramente comunicativo ha senso comunicare qualcosa e far crescere l'hype nel periodo finale del 2020. La possibilità esiste. Detto questo, l'ho già detto più di una volta, ragazzi, i The Game Awards sono un palcoscenico estremamente sopravvalutato. Estremamente sopravvalutato. Geoff Keighley ha un sacco di contatti, Geoff Keighley ha un sacco di conoscenze. Eh, ci sono un bel po' di giochi che sono stati svelati sul palco dei The Game Awards, ma gli annunci veramente grossi e i video veramente importanti ai TGA sono stati pochini veramente pochini e considerando l'attesa mostruosa che c'è dietro Elden Ring mi viene abbastanza difficoltoso credere che verrà effettivamente rivelato ai The Game Awards però vedremo vedremo se effettivamente Joffone riesce a fare il colpaccio io sono solo che contento perché come tutti quanti ragazzi Elden Ring lo vorrei vedere mi piacerebbe appunto, vederlo, <ride> e speriamo che effettivamente sia, sia per dicembre questa cosa, se no vedremo. Farete il party di multiplayer quest'anno? Credo proprio di no, B5, anche perché quest'anno bisogna evitare gli assembramenti e quindi eviteremo gli assembramenti, magari faranno qualcosa di, 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 di digital, qualche occasione live, qual, qualche cazzata alternativa, ma non, non credo proprio che ci sarà... Tutti i fan di multiplayer vengano a Milano a bere e mangiare col buffet, no, col coronavirus credo proprio che sia il caso di attaccarsi al cazzo. Uh, che è successo agli iscritti a Prison Force? È passata una giornata, come ben sapete. Eh, è bello Twitch, è bellissimo, però Twitch ha questa cosa che se il mese prima si è iscritta un tot di gente quel giorno, la, quel, quella gente cala. Lo stesso giorno del mese successivo, il che vuol dire che, magari che il 27 del mese scorso si sono iscritte 25 persone. Stavamo a 505, ora stiamo a 487 perché non si sono reiscritte 25 persone. Eh, ma va bene, nel senso, i numeri fluttuano su Twitch, ragazzi. Nel momento in cui si resta attorno a queste cifre, io sono più che contento, ho voglia. Non vi preoccupate. Siamo arrivati a 500, ce l'abbiamo fatta un giorno, quindi sono molto contento anche di quello. Eh, non ho mai visto l'anime di Stein's Gate, mi manca. Dario in tutta sincerità uh, quando è il giorno X di Gioffone non credo sia stata ancora confermata la data di, de, dei Game Awards anche perché c'è questa idiosincrasia abbastanza pesante che tutti vorrebbero la partecipazione di Cyberpunk ai Game Awards di quest'anno come è possibile papabile ma Cyberpunk tecnicamente esce dopo uh, esce dopo il, uh, il giorno del Game Awards quindi non, non si sa E quando esce Cyberpunk? Il 9 dicembre? Rock Hamlet? Esce prima Ah l'hanno messo apposta il 10 dicembre per inserircelo dentro Quindi mi sembra abbastanza ovvio No esce il 19 novembre Cyberpunk E lo fanno il 10 dicembre dei Game Awards Allora sì ce lo mettono dentro sicuramente L'hanno fatto a dicembre apposta hanno fatto a dicembre apposta Perché prima non era così Prima era a inizio novembre Va bene, bene così Mm, è giusto comunque secondo me è sempre stata una stronzata il fatto che se un gioco usciva dopo i Game Awards a fine dicembre non poteva presenziare quest'anno eh? devo, devo dire la verità uh, pensi che faranno un remake di Vagrant Story no <ride> Killer Gandalf Vagrant Story oggi venderebbe una copia e quella copia venduta si lamenterebbe perché era troppo difficile ehm uh... C'è una parte di me, un sogno bagnato mio che spera che Final Fantasy XVI abbia un collegamento diretto con Livalis di Vagrant Story e con la trama di Vagrant Story e che quindi presi da furore sacro, dopo Final Fantasy XVI, nel caso abbia successo, possano decidere di riaprire quel mondo lì e rifare Vagrant Story col graficone. Ma è una piccola parte bambinesca a cui non credo. Io non ho tutta questa speranza e comunque non do tutto questo credito a Square Enix. Voglio bene a Yoshida, credo fortissimo nel team di Yoshida, ho la convinzione che questo Final Fantasy sarà figo, ma da lì a dire Bella Square riprendeva Grand Story, volate molto bassi. Che non, non fatevi dei voli pindarici allucinanti perché poi fate. Poi fate. Burrone e non si scherza un cazzo uh, Non esaltiamoci prima del tempo Mi piacerebbe tanto un ritorno di Vagrant Story Mi piacerebbe tanto un progetto del genere Ma se c'è il gioco più di nicchia della nicchia della nicchia Della nicchia dei JRPG Capolavoro assoluto, hardcore come la madonna E lo conoscono tre stronzi Di cui uno ce l'avete davanti Che l'ha messo nella sua top 10 JRPG migliori della storia uh, Comunque, 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 comunque allora, allora, allora. Uh, ho appena comprato World su Steam. Tanti auguri Dario, hai molte ore davanti a te. Tra l'altro, qualcuno prima mi sa che mi aveva chiesto di 13 Sentinels, ragazzi. 13 Sentinels, come ho già detto più di una volta, mi sembra molto, molto bello. Uh, per il momento. Ho un paio di ore di live anche su multiplayer, lo sto portando avanti anche se un po' lentamente perché in questi giorni ho avuto parecchio da fare e quando avevo qualche mezz'ora oretta libera l'ho dedicata a Hades, che ho finito, finalmente ho finito la storia di Hades, ma mi mancano ancora tutti i collegamenti degli NPC e sbloccare tutte le armi, quindi con questo Andando avanti a Rafika, sono tipo mi sembra hit level mm. 6. Grazie per l'iscrizione, Dante. Ehm, però, però, tanta roba. Ali, ah, hai messo Nocturne e Nir nella top GRPG e pochi mesi dopo hanno annunciato il remaster di entrambi, ragazzi. Non siete su questo canale casualmente, siete su questo canale perché siete uomini di cultura e donne di cultura, persone con gusto, persone con consapevolezza e io sono il fulcro di questo gusto. Vorrei un boccale di vino da far girare randomicamente, ma al momento, ahimè, non posso, non posso farlo. Siamo gente colti, esatto Corvinus. Uh... Semplicemente dovre dovreste ormai aver capito che se metto in lista top un certo gioco è perché quel gioco qualitativamente è molto valido e per un motivo o per un altro è un titolo influente nel mondo dei videogiochi. Nel momento in cui è un titolo influente nel mondo dei videogiochi ed è un titolo molto valido che magari non invecchia, è un titolo automaticamente molto papabile per una possibile remaster o per un possibile remake. Gli sviluppatori non sono dei rincoglioniti, specialmente se hai 30 anni che lavorano ai videogiochi, quindi consapevoli di questo, ogni tanto cicciano fuori queste perle <ride> non è non, non, non è così sballato cioè non si tratta di, di liste che ho fatto perché sapevo che sarebbero arrivate nel remaster, no, sono dei giochi della madonna che poi ovviamente sono stati ripresi eh, ci sta, ci sta sui Coden 2 l'ho messo secondo posto, mi sembra. Barbone Gio Dei migliori JRPG mai fatti, quindi credo che se c'è un gioco. con la... Però ecco, diciamo che magari non hanno fatto Sui Coden 2, ma almeno hanno fatto Euden Chronicles. Quindi sotto sotto zito zito 4, 4 ci ho azzeccato pure lì. Perché letteralmente Euden Chronicles cerca di essere il successore spirituale di Sui Coden 2. È abbastanza cristallina la cosa, eh. Ehm... Dipende dal processore, Svalbard, dipende dalla tua scheda madre, ma non, non ti so, non ho purtroppo un'esperienza abbastanza elevata a livello di hardware per sapere se la tua scheda madre sia compatibile con dei processori più o meno avanzati di quelli che hai. Purtroppo di schede madre non mi intendo minimamente. Infatti, sono anch'io abbastanza nel vuoto da quel punto di vista lì. Perché anch'io devo upgradare il computer, prendere la nuova scheda grafica, devo capire cosa posso tenere, cosa posso cambiare. Perché purtroppo sull'hardware PC non sono più sul pezzo ormai da molti molti anni. Cosa mi consigli per approcciare i GRPG? Mm -hmm. Grazie per l'iscrizione. Eversman giocali, giocali e basta, giocati qualche classico, ci sono tanti classici, parti anche dai Final Fantasy che sembrano la roba più mainstream del mondo, ma i grandi classici sono quelli, cioè Final Fantasy 4, 6, 7, poi parti da uno di quelli, vai serenamente, inizi a giocare quelli, poi se vuoi proprio partire dal, dal proto JRPG, giocati, un, giocati Dragon Quest XI, che è recente, è un bel gioco, ma è, è strutturalmente è il proto JRPG, poi da lì ci sono 200.000 sviluppi differenti. Uh, ba 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 ba. Eh, Zeta, ti ringrazio per, per la fiducia nel senso, ma um, il punto è che sono contento che quello che scrivo o quello che ho scritto abbia influenzato o comunque fatto capire un po' di cose a un po' di gente. Abbia fatto giocare un po' di persone a certe cose, abbia, li abbia convinti ad approcciarsi a determinati titoli. Uh, però il problema è che io non sento più di poter o voler fare quello. Uh, non, non, non sento più particolarmente voglia di farlo per iscritto. Uh, ritengo che, que che quello che facevo per iscritto ora mi riesca di farlo uh, con rapporto diretto con la mia community anche tramite Twitch.